Buongiorno, buongiorno nel Napoli, il giorno di Spartak Mosca Napoli, giornata che potrebbe anche chiudere, se vogliamo, la fase a girone degli azzurri. Napoli vincendo in Russia con un pari tra Leicester e Legia Varsavia sarebbe addirittura già aritmeticamente certo del primo posto. In ogni caso, vincendo questa partita, qualsiasi sia il risultato dell'altra, si comunque prenoterebbe un posto tra le prime due, poi se la giocherebbe alla fine con il Leicester per il primo posto, dico con l'Ester presumibilmente, pensando che comunque gli inglesi ovviamente siano favoriti per la partita di oggi contro la Legia Varsavia. In tutto questo però ci si interroga, insomma, sui mesi a venire. Inutile nasconderci su quello che accadrà al Napoli se effettivamente dovesse stare 90 giorni senza Victor Osimhen. E questa è la domanda che poi giro anche a Raffaele, che girerei anche a voi allo 0816363663. Ieri Spalletti ha usato questa frase nell'intervista Sky: il paradiso è oltre le difficoltà, ed è vero nello sport come nella vita, però la domanda è: quale sarebbe questo paradiso? Cioè, parliamo ancora dello scudetto, nonostante delle botte così pesanti arrivate in questi ultimi giorni, perché la Champions League, la qualificazione alla Champions, insomma, è l'obiettivo stagionale del Napoli, ci mancherebbe altro, è l'obiettivo primario, ma non è un paradiso, credo, né per questi giocatori, né per lo spoiler, cioè, né per l'ambiente, per i tifosi soprattutto. Diteci la vostra, 0816363663, 339-666-9990 per i WhatsApp scritti e vocali. Partiamo con le telefonate, c'è Rosario, buongiorno. Salve, buongiorno, sono Rosario di Avellino. Ciao Rosario. Pronto. E niente, io volevo dire, è molto presto parlare già di scudetto da parte del Napoli. Cioè, sono passate appena 13 giornate, quindi per me è tutto aperto, anche perché io... Abbiamo perso Rosario per la strada, ma comunque... questa storia che è presto, sì, è presto, però è andato via un terzo di campionato e non è proprio prestissimo, cioè, nel senso, un terzo di campionato basta per vedere, per capire quali sono le squadre che sono in lotta per lo scudetto, non per dire ovviamente chi lo vincerà, ma per dire chi è in lotta, evidentemente sì. Quindi, cioè, salutiamo Angelo, buongiorno. Ciao, buongiorno. La lotta a scudetto, purtroppo la sfortuna indubbiamente ci ha messo il suo. Io allora, il Napoli a rosa completa, o meglio negli 11 titolari, può vincere lo scudetto, però come ho sempre detto, come organico, noi abbiamo drammatizzato la sconfitta con l'Inter a pieno organico è la squadra più forte del campionato. Io l'ho detto da mesi, quindi non lo dico dopo la sconfitta del Napoli, e mancava anche un difensore centrale molto molto forte, e così è, punto. Quindi noi adesso cerchiamo di, quando c'è stato anche il discorso Covid, prima dell'ufficialità, giravano voci su Di Lorenzo, Insigne. Noi vogliamo puntare allo scudetto e non abbiamo due terzini che sostituiscono Di Lorenzo e lui. Se a questi due, per dirne una, vengono meno. Angelo, scusami, io devo irrompere in questa cosa qui, perché tu dici sempre la stessa cosa. A noi, a Marte Sport Live, nelle altre radio, pare e di sempre la stessa cosa, che è una sciocchezza, perché nell'undici titolare molte squadre possono vincere lo scudetto. Senza l'undici titolare nessuna squadra puoi dire che vince lo scudetto. Quindi, ma di che stiamo parlando? Se il Napoli non ha i titolari, probabilmente non vince lo scudetto. Se l'Inter gli manca per tre mesi un attaccante titolare, probabilmente non vince lo scudetto. Vale per tutti questo ragionamento, non è che solo per il Napoli. Il Napoli nell'undici titolare può vincere lo scudetto, e le altre senza l'undici titolare lo vincono lo scudetto. Ma voi avete visto come sta messa la Juventus? È una squadra a pezzi, una squadra flaccida. Ma il Milan senza l'undici titolare lo vince lo scudetto. Perciò vi prego, cioè, non vi soffermate, non vi innamorate sempre delle vostre sciocchezze. Il Napoli nell'undici titolare può vincere lo scudetto. E senza l'undici titolare chi è che lo vince sto scudetto? Allora vi prego, dai, cerchiamo di essere pragmatici, vediamo al momento, cerchiamo di capire adesso il resto dell'organico che cosa può dare a questa squadra, perché io lo sto dicendo da una decina di giorni, Andrea lo sa. Sono iniziate 8 partite che sono la prova della verità per il Napoli.
ora lo diventano ancora di più perché hai perso in anticipo rispetto alla Coppa d'Africa sia Osimhen che Anguissa. Quindi adesso vediamo quanto vale il Napoli, ma senza Anguissa e Osimhen, tutte le squadre senza i loro Osimhen e Anguissa, dobbiamo capire quanto valgono. È un quanto vale relativo, cioè un quanto vale oggi, che non è la prova della verità su quello che il Napoli ha fatto ieri, perché purtroppo non potremmo testarla in questo calendario, quella squadra lì, con Osimhen, con Anguissa, con tutti al meglio. Salutiamo Piero. Aspetta, buongiorno. Sì. Fammi salutare Pietro, che ci manda una foto da Mosca e dice: aspetto il mio Napoli con la neve, infatti è una mosca innevata. E lo 007 attesta che Piero ci sta scrivendo da Mosca. Piero, buongiorno. Ciao Raffaele, buongiorno. Ciao. Raffaele, senti una considerazione. Siccome quando guarda la partita di domenica con l'Inter, no? È vero che mancavano 4-5 minuti per finire la partita, però Dzeko andava espulso, giusto? Perché non c'è nessun dubbio su questa cosa. E poi Dzeko domenica prossima non vorrebbe prima squalificato, guarda che è molto importante. Sì, però io vi prego, dai, noi non dobbiamo sempre soffermarci sugli arbitri, altrimenti poi fanno bene a chiamarci piagnoni. Noi dobbiamo puntare il dito verso gli arbitri lì dove veramente ti procurano un danno tale da dire: ah, ma quest'arbitro ha commesso un grave errore. Sì, Dzeko veniva espulso, ma la partita la perdevi lo stesso. Hai avuto due occasioni per pareggiare con Mario Rui e con Mertens. Non hai segnato, pace. Ma vuoi vedere che senza Dzeko gli ultimi 30 secondi l'Inter perdeva la partita? Dai, vi prego, cerchiamo. Oppure avessero buttato fuori al Napoli un giocatore per un tocco di mano al centrocampo al 93esimo, cosa avremmo detto? Vi prego, sinceramente, dai, noi siamo sempre attenti a dire la nostra sugli episodi eccetera. Valeri per me ha arbitrato benissimo, non c'è male, bene, per me benissimo, ha fatto una grande prestazione benissimo, Valeri, sono d'accordo. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno Raffaele. Ciao. Io volevo chiederti un'opinione secondo te. Io penso che Osimhen, dopo l'incidente che ha avuto, io se fossi a De Laurentiis me lo venderei. Mi terrei Petagna e Mertens e prendere una grande punta al posto di Osimhen. Perché Osimhen. Non l'ho capito, scusami Giuseppe, non l'ho capito. Tu adesso venderesti Osimhen adesso? Sì, a gennaio me lo venderei se fosse possibile a fine anno e prenderei una punta, perché questo è un ragazzo che comunque non è tipo Balotelli per me. Cioè un ragazzo che non riesco a capire che vuol dire tipo Balotelli? Cioè che si appiccica con tutti quanti in campo, è sempre irascibile, fa casino, crea problemi al mister, fa stare innanzi ai tifosi, perché quello cioè, ma veramente Osimhen, Andrea, veramente Osimhen dà questa immagine di se stesso? Ma veramente stiamo facendo? Cioè un ragazzo, noi trasformiamo l'energia di una persona in atteggiamenti che procurano un danno. Ragazzi, ma voi, io dico, ma voi ragionate o non ragionate? Cioè Osimhen, noi finalmente teniamo uno generoso, no? Che possiamo dire: mamma mia, questo si spacca la testa pur di provare a segnare. Diciamo, ci lamentiamo che fa casino, ma che stiamo oltre, cioè, sinceramente lascia un po' il tempo che trova. Mi cadono le braccia, credimi, mi cadono le braccia quando sento queste cose. Dobbiamo fermarci, poi iniziamo con la nostra carrellata di ospiti e attendiamo però sempre i vostri commenti allo 0816363663, a tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci qua Andrea, adesso dobbiamo andare a un collegamento, però a me piace leggere, diciamo, la qualità di quelli che ci ascoltano veramente. Scrive un amico: buongiorno, ma gli ascoltatori che chiamano, chi li seleziona? Io credo Tony Molà, perché prima gliel'ho detto pure. Poi non si può sentire, ha scritto un altro, mentre l'ultimo, che non so da dove scrive, 0044 cos'è, Regno Unito, se non sbaglio. Certo. Allora sì. Raffaele, buongiorno,
volubili, disfattisti, confusi, praticamente i tifosi dell'era social. Un abbraccio da Cambridge, ecco, vedi, ci sta scrivendo da Cambridge e lo sa. Però le telefonate chi le filtra non è che noi possiamo dire aspetta, dimmi prima cosa pensi e poi ti mettiamo in onda, purtroppo, cioè, noi diamo spazio a tutti, poi insomma ognuno si qualifica per il pensiero che esprime, ovviamente. Abbiamo il collegamento e allora andiamo a San Prisco, a Caserta, dove troviamo niente di meno che Gigio Rosa e Marta Martinez, eccoli qua. Guarda, siamo pieni di cose buone, di stelle di Natale, di pezzi di torta. Ma tu la stella di Natale ce l'hai alla tua destra, ce l'hai alla tua vabbè, destra. Se vuoi vi lascio soli. Raffaele, devi sapere che io, come al solito, perché ci becchiamo spesse volte con te in collegamento dal supermercato, io ho approfittato per andare a fare la spesa, anche per capire quello di cui parliamo. E la cosa incredibile, giuro che non sto scherzando, cioè ho beccato qui nel supermercato dei taralli buonissimi che io acquisto sempre ogni settimana vicino casa mia, praticamente quasi a metà prezzo, cioè io vicino casa mia li pago 3,50 euro, qui li ho trovati a 2 euro, non ecco, ci posso credere. Parliamo di Napoli centro, dove vive Marta, e noi qui invece ci troviamo a San Prisco, provincia di Caserta, al complesso La Meridiana, viale Europa, dove questa mattina ha aperto questo maxi noi stiamo vedendo perché sul 655 del digitale terrestre stiamo proprio ammirando tutto quello di cui voi parlate. L'invito è di venire a raggiungerci, perché venite a trovarci, insomma, venite a fare la spesa qui, a parte le offerte che ci sono, c'è una infinità di prodotti. Noi personalmente saremo qui fino alle 13, ma nel pomeriggio torniamo in diretta su Radio Marte con Timo Suarez e Stella Liberale, e ci saremo io e Marta collegati dal pomeriggio, un pomeriggio che si preannuncia caldo, perché contemporaneamente seguiremo anche il Napoli, chiaro, no? Raffaele, Marta Martinez che commenterà la partita del Napoli, come ce la vedi, Raff? Guarda, io a te ti vedo in tutti i modi, quindi per questa ragione va benissimo che tu commenti la partita del Napoli. Grazie. Però io sono un cultore delle esegesi di ogni fonte, no? Quindi io ti sentivo usare un'espressione verbale tipicamente partenopea, vorrei la traduzione. Allumare, sì. Mi dici che cosa vuol dire, Marta? Allumare, quando in particolar modo è riferito. L'hai detto a Gigio Rosa ieri, lo hai detto. Vuol dire che si ringalluzzisce, che gli sale leggermente la pressione alla vista, generalmente. No, scusa, di un. Stai dicendo che Raffaele si sta allumando su di te? Generalmente lo riferisco a Gigio. Infatti, l'ho sentito, però non capivo le sue. Dai, ti restituiamo la linea. Grazie. Raffaele, ci risentiamo fra un po', intanto cerchiamo di prendere qualche altra cosina buona. Ma certo, a dopo, a più tardi. Torniamo a parlare del Napoli, torniamo a parlare anche della Coppa d'Africa, ti va, Andrea? Va bene, lo facciamo subito con un super ospite, Raffaele, che lascio a te presentare. Sì, è l'avvocato Enrico Lubrano, che ha curato anche diverse cose riguardanti il Napoli con ampio successo. Avvocato, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Grazie a lei di aver aderito allo stesso. Lei ha lanciato un'idea, una proposta, non so quanto legittima, quanto sia percorribile sotto l'aspetto giuridico o giudiziario. Lei dice che questa Coppa d'Africa interferisce con un campionato che può essere quello di Serie A, ma anche altri europei, e tanto che il Napoli, secondo lei, dovrebbe chiedere il rinvio delle partite nelle quali c'è questa sovrapposizione con la Coppa d'Africa? Sì, allora ho espresso questa opinione a titolo meramente personale, su richiesta di alcuni media. Sì. Quindi non parlo come legale del Napoli, non ho alcun mandato in tale senso, è stata solo un'opinione personale. Lo ripeto, la situazione è piuttosto semplice alla luce del quadro normativo internazionale e nazionale. Cioè ci troviamo un dato di fatto di sovrapposizione di Coppa d'Africa e di campionato nazionale, che costituisce una sovrapposizione che io definisco come patologica. Perché? Perché non doveva esserci, per due ragioni. A livello internazionale la FIFA, il regolamento FIFA status e trasferimenti, allegato 1, che è quello che disciplina le convocazioni per le nazionali, gli impegni a livello internazionale,
dice, fa riferimento al concetto di calendario coordinato internazionale, quindi prevale l'esigenza di disputare regolarmente i campionati a livello internazionale e continentale, però nel rispetto del calendario coordinato internazionale. Coordinato evidentemente si riferisce a un coordinamento a livello di tutte le nazioni. Questo coordinamento viene ribadito a livello nazionale dall'articolo 3.1 lettera A dello statuto della FIGC, funzioni e obiettivi della FIGC, che dice: la FIGC esercita in particolare le seguenti funzioni, lettera A, quindi la prima di 20 funzioni, quindi la più importante realisticamente, la cura delle relazioni calcistiche internazionali anche al fine dell'armonizzazione dei relativi calendari sportivi. Tradotto, ecco, in termini pratici, questa disposizione ti impone chiaramente di adeguare e predisporre il calendario nazionale sulla base del calendario internazionale. Quindi se sul calendario internazionale ci sono degli impegni che sono inderogabili e che coinvolgono la convocazione di giocatori delle squadre di club italiane, si deve adeguare il calendario italiano al calendario internazionale. Quindi per questo sovrapposizione patologica, con una negligenza consistente, perché parliamo di violazione dell'articolo 3,1 lettera A, cioè la prima funzione che la FIGC stessa ci è data e che ha un potenziale impatto negativo sulla regolarità del campionato. Perché? Perché poi queste convocazioni sono di tipo disomogeneo, c'è chi ha tanti nazionali che parteciperanno alla Coppa d'Africa, c'è chi ne ha zero, e quindi non è un impatto uniforme, ma è un impatto totalmente disomogeneo che quindi va ad svantaggiare alcuni e avvantaggiare gli altri. Allora, siccome anche per principi di base, anche giuridici, agli errori si può rimediare se viene fatta richiesta in questo senso, la risposta che ho dato alla domanda: ma le società interessate che cosa potrebbero fare? Risposta: non potrebbero fare nulla a livello internazionale, perché il regolamento FIFA le obbliga i giocatori a rispondere affermativamente alla convocazione e obbliga le società a rilasciarli. Quindi da quel punto di vista non si può fare nulla. Però potrebbe a livello nazionale, invece, nel quadro di questa normativa che vi ho sinteticamente richiamato, chiedere il rinvio delle gare interessate, delle singole società. Quindi se parliamo del Napoli, sicuramente delle tre gare di gennaio, che coincidono con la fase iniziale della Coppa d'Africa, e farlo sulla base del combinato disposto agli articoli 48, 53 e 55 delle NOI. Cioè il 48 mi impone di schierare la squadra migliore dal punto di vista tecnico agonistico. Io non posso farlo per un caso di forza maggiore, perché sono obbligato a inviare i miei migliori giocatori a livello internazionale per disputare la Coppa d'Africa, quindi mi presento non nelle migliori condizioni, ma non per un fatto volontario, ma per un caso di forza maggiore determinato dall'obbligo di dover ottemperare alle disposizioni internazionali della FIFA, quindi non posso partecipare come prevede l'articolo 48 nelle migliori condizioni per fatto caso di forza maggiore, e quindi per caso di forza maggiore, ai sensi degli articoli 53 e 55 delle NOIF, si può chiedere il rinvio della gara. Un po' come fu l'anno scorso per il caso Juventus-Napoli: il Napoli non si presentò a Torino a disputare la gara, non per libera scelta, ma perché il sabato era stato raggiunto da un provvedimento della ASL di isolamento domiciliare dell'intero gruppo squadra. Provvedimento che doveva essere obbligatoriamente rispettato a pena di sanzioni penali per i singoli giocatori e per la stessa società, articolo 6 e 50 del codice penale, e quindi inizialmente la Lega, il giudice di Lega e la Corte Sportiva d'Appello hanno detto che non spettava al Napoli quel rinvio che fu richiesto il sabato sera prima della partita, e poi al Collegio di Garanzia abbiamo ottenuto il riconoscimento del fatto che quella preclusione alla trasferta imposta dalla ASL costituiva un caso di forza maggiore, quindi non ero andato a Torino non per libera volontà, ma per ottemperare a un preciso obbligo. Lì riguardava tutta la squadra.
qui riguarderebbe una parte dei giocatori che però hanno un'incidenza strutturale sull'impianto proprio della formazione tipo della società, e quindi la mia opinione è che si possa chiedere il differimento, il rinvio di quelle tre gare in cui c'è la sovrapposizione, e in caso di diniego si possa impugnare il diniego. Lei è di una preparazione imbarazzante, avvocato. No, guardi, è tutto molto semplice. Sì, è tutto molto semplice. Per lei magari sì, però lei ha spiegato le cose in una maniera che ho richiamato e tradurle in termini base, semplice come sono. Anche la questione Juventus-Napoli, per la quale si è arrivati al collegio di garanzia, io le dico la verità, quando ho visto gli atti per la prima volta in funzione della preparazione del ricorso al collegio di garanzia, ho detto: beh, ma se le cose stanno così, allora la situazione è semplice, allora faccio valere questa situazione, preclusione della ASL, caso di forza maggiore, e quindi diritto al rinvio e quindi legittimità della sanzione. Per entrare, e qui è un po' una cosa simile. Sì, nella materia che ci interessa, poi la salutiamo. Quindi il Napoli dovrebbe chiedere alla FIGC, tenendo fede a queste norme che lei ci ha elencato, di rinviare le partite che si giocheranno nel mese di gennaio, a cominciare potrebbe, nelle sue facoltà ci sarebbero i presupposti giuridici per ottenere il rinvio spontaneamente dalla FIGC o per impugnare l'eventuale diniego. Sì, alla luce di un quadro che è piuttosto chiaro, adesso perché parliamo di Coppa d'Africa e quindi però che ha questo effetto di incidere in maniera disomogenea. È chiaro che se avessimo parlato di campionato europeo sarebbe stata una cosa evidente quanto potesse essere patologica la sovrapposizione, ma lo è anche con la Coppa d'Africa, cioè, che ha la stessa dignità di un campionato europeo. Questo è un aspetto che io ignoravo, Andrea, questo qua, che la Federcalcio, sulla base di queste norme che ha elencato l'avvocato, deve rinviare queste partite. Ora, il mio dubbio è se il Napoli chiederà o no il rinvio di queste, ma il Napoli lo sa che può fare questo, no, avvocato? Penso che lo sappia il Napoli. Suppongo che lo sappia. Supponiamo che lo sappia. No, io ho una curiosità proprio veloce, banalissima, un po' da profanissimo, ovviamente, avvocato. Facciamo che Osimhen, che dovrebbe stare fuori per tre mesi, in realtà ai primi di gennaio recupera e con qualche stratagemma può essere schierabile, ma nel frattempo il Napoli non l'ha mandato in Coppa d'Africa perché era infortunato. Può giocarla, se non viene rinviata, la prima di gennaio, dopo il no alla Coppa d'Africa, insomma, senza poi che il Napoli debba avere conseguenze di questo? Cioè, allora, il regolamento infortunato, poi sta bene magari dopo una settimana e gioca. Cioè, allora, il regolamento FIFA status e trasferimenti ci dice: se tu sei convocato devi partire, puoi non partire se il medico della federazione accerta che non sei in buone condizioni fisiche, quindi non sei abile per giocare, però se questo avviene, articolo 4, la conseguenza è che non gioca per la sua federazione, ma articolo 5, non può giocare per tutto quel periodo neanche per la propria società. Quindi se viene convocato e non parte perché il medico della federazione nigeriana dice, riconosce che non sta bene, non può giocare neanche per il Napoli. Se viceversa la federazione nigeriana, vedendo che non sta bene, decide di non convocarlo, allora non c'è un problema di ottemperare sulla posizione di Osimhen al regolamento FIFA: il mio giocatore non è convocato, e nel caso in cui si rimetta prima delle previsioni di prognosi è libero di giocare. Però ammettendo che lui riceve la convocazione, lui dovrebbe presentarsi nel ritiro della nazionale il 27 dicembre. Sì. Riceve la convocazione e lui sta ancora praticando questa convalescenza, insomma, non può ancora giocare a calcio. È il medico nigeriano che deve valutare. Il medico nigeriano constata che lui non può ancora giocare a calcio. Però se di lì a 10 giorni poi è in grado di scendere in campo, ma può essere utilizzato dal Napoli? Allora no, il discrimen è molto semplice: se tu sei convocato, a quel punto sei sotto l'egida della federazione nigeriana. E anche quindi, quando il medico constata che lui non può giocare?
se il medico constata che tu, se tu sei convocato, prima vieni convocato, sì, poi fai la visita con il medico della federazione, sì, il medico della federazione dice effettivamente non sei abile, quindi puoi non rispondere affermativamente alla convocazione, però l'effetto è che per tutto il periodo della durata della convocazione non può giocare con mamma mia. Detto. Questo è molto chiaro, resterebbe in Camerun del regolamento, sì, FIFA, e aspetterebbe il momento in cui sta bene per giocare, no? Dico avvocato, in caso contrario resterebbe con la nazionale in tribuna. Quindi magari, diciamo che dobbiamo, sì, magari non partirebbe neanche, però convocato. Però è convocato, quindi... diciamo che le diplomazie dovrebbero arrivare a dire cara Nigeria, noi abbiamo Osimhen messo così, non lo convocare proprio. Questo potrebbe essere una diplomatica. Avvocato, è stato veramente provvidenziale il suo intervento, io la ringrazio, spero che il Napoli sappia tutto questo e che possa quantomeno chiedere alla Federcalcio, ma per caso vi verrebbe in mente di spostare queste partite, visto che avremo 4 calciatori in meno, il Milan ne avrà 3, quindi non è solo un problema del Napoli, esatto, è un problema di tutti, esatto, perché ci sono amici che ignorano gli effetti della Coppa d'Africa e dicono ma come la Coppa d'Africa si è sempre giocata, non è mai stata spostata, ma perché dovrebbero farlo? Ma non è che dobbiamo spostare la Coppa d'Africa, bisogna rinviare le partite, perché il numero dei calciatori africani che partecipano a questi campionati è diventato enorme, non è, prima ce n'erano 3 o 4, ora ce ne sono tantissimi e non puoi privare. Su singole società incide sulla propria capacità, certo, agonistica e sulla formazione tipo, e quindi non consente di presentarsi al meglio come prescritto all'articolo 48. Caro avvocato Enrico Lubrano, grazie davvero. Grazie a voi. Ci risentiremo e le auguro buona giornata. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie. Dobbiamo fermarci adesso. Dobbiamo scappare in pubblicità, poi parliamo anche dello Spartak Mosca e della gara delle 16:30. Tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. A me piace anche leggere certi messaggi che vanno oltre il campo di gioco, perché quando sento dire ma Osimhen bisogna venderlo perché fa questo, fa quello, è irruento, è una cosa che imbarazza molto, però fortunatamente ci sono tanti tifosi che invece la pensano diversamente. Per esempio Daniele scrive: secondo me i tifosi dovrebbero andare un po' in silenzio stampa sui social, sempre a lamentarsi. Stiamo vicino alla squadra, domenica bisogna vincere e dimostrare che anche in emergenza siamo una grande squadra. Adesso avanti col 4-3-3, Mertens e Lozano faranno sfracelli, sono sicuro che Mertens si metterà la squadra sulle spalle. Ancora 11 Victor, forza campione, torna presto. Ciao ragazzi, ci scrive Mario da Roma. Un altro, questo è bellissimo, se posso dire la mia, dice questo amico, che sono tifoso assai, vada come vada UEFA e campionato, basta che Victor stia bene e recuperi sia nella vita che nel calcio. Un applauso a Francesco, perché come giusto, i tifosi come giusto dovrebbero essere questi, non quelli che dicono ma con l'11 titolare siamo campioni. Si è fatto male, vendiamolo. Pazzesco. Ma dai, come si fa a dire una cosa del genere? È una cosa allucinante. Vabbè, dai, andiamo avanti. Primo test, sì, per questo Napoli un po' spuntato è lo Spartak Mosca. Quanto cresce questo test? Lo chiediamo a chi il calcio russo lo conosce molto bene, la gente. Marco Trabucchi, che è in collegamento con noi. Ciao Marco, buongiorno. Buongiorno. Ciao Marco, Spartak Mosca, che è stato anche campione di Russia qualche anno fa, con Carrera tra l'altro allenatore, ma adesso vive una fase non proprio positiva, 6 sconfitte, 10° posto in classifica, però Spartak che nella gara d'andata mise in grande difficoltà il Napoli. A cosa bisogna credere, Marco? A quello che dice il campionato, la Premier League russa, oppure a quello che abbiamo visto allo stadio Maradona? Tendenzialmente direi più a quello che dice il campionato, perché quello è lo specchio realistico della situazione dello Spartak di quest'anno. Se ho sentito bene che il Napoli è spuntato, allora non so che aggettivo si può addebitare allo Spartak Mosca, che ormai decimi su 16 squadre, a 5 punti dalla zona di retrocessione, ormai
siamo quasi alla frutta, ecco, sì, altro che spuntato. Per cui quello che è successo a Napoli francamente ha sorpreso tutti, lo Spartak per primo, forse il primo tempo il Napoli l'ha preso un po' sotto gamba, sì. Può essere. Segnò praticamente subito il Napoli, poi fu espulso Mario Rui e nel secondo tempo lo Spartak prese. Adesso l'unico motivo di, non dico di entusiasmo perché sarebbe fuori luogo, ma di fiducia nel risultato è quella che da quello che si dice in Russia il Napoli viene un po' a ranghi ridotti, non so però se è vero o se è un po' di pretatico. No, ranghi ridottissimi. Beh, perché ha 6 calciatori fuori per infortunio per il Covid. Spuntato, quindi significava questo, ecco, ovviamente non per. Ah, ok, in senso degli uomini, ho capito. Pensavo nei risultati dell'ultimo weekend. No, ci mancherebbe altro. Spartak che da quando ha, cioè Rui Vittoria, da quando allena lo Spartak, in 21 partite ha una media punti, pensa Raffaele, di 1.1 per gara. Parliamo di peggio che retrocessione come media. Non è mai stato messo in discussione il tecnico, Marco? Ah beh, peggio, come si fa alle nostre latitudini, è già stato esonerato, solo che senza citare Garcia Marquez, ma purtroppo stiamo parlando veramente di un uomo che sa che durerà ancora 3 partite e che dopo verrà esonerato, c'è già il sostituto che ha già fatto tutto, beh. Per cui poi con il professionalismo tra virgolette dei calciatori russi potete immaginare che, sapendo che l'allenatore non ci sarà più tra tre settimane, potete immaginare la mancanza di motivazione, di impegno e di tutto che ne consegue. Può essere il clima, l'ambiente che magari può provocare qualche problema al Napoli, lì fa molto freddo, c'è la neve, può essere questo un elemento? Quello potrebbe essere un elemento. D'altra parte penso che Spalletti, per cui lo Spartak un po' rappresenta un derby dai tempi che furono quando era lo Zenit, il fatto di aver perso in casa la prima sconfitta stagionale, il fatto di aver litigato con, vi ricorderete, con dei colleghi della panchina dello Spartak, penso che almeno sono sicuro che Spalletti voglia vincere questa partita. Sicurissimo. Poi bisogna vedere se il Napoli e i giocatori avranno la motivazione per lottare, perché comunque quello che è sicuro è che è l'unica partita che i giocatori russi sulla quale si impegneranno, a prescindere dal fatto che Rui Vittoria andrà via tra 3 settimane, ecco. Mentre in campionato le motivazioni non ci sono, perché è un campionato dove non possono né retrocedere né andare in Europa né far niente, aspettano tutti il nuovo allenatore che sarà italiano, tra parentesi. In campionato invece, in coppa, insomma, tutti vogliono farsi vedere bene, soprattutto chi sarà il nuovo allenatore, perché questo non l'ho capito. Paolo Vanoli, l'ex assistente. Ah, Vanoli, sì, giusto, infatti. L'avevo anche letto. Promes e Ignatov potrebbero essere i due pericoli per il Napoli? Potrebbero, però sai, stiamo parlando di tale, se andiamo a vedere gli uomini e le individualità, signore, qua non c'è partita, cioè, stiamo parlando di 3 categorie di differenza. Poi per fortuna nel calcio anche chi non è a livello tecnico dell'avversario ogni tanto può fare risultato, cosa che è capitata a Napoli, però sarei sorpreso se questo si ripetesse a Mosca. Bene Marco, noi ti ringraziamo molto, ti auguriamo buona giornata. Di nulla, bocca al lupo a voi. Crepe il lupo, buona giornata a Marco Trabucchi. Ora ci fermiamo, Andrea, così poi andiamo. Sai chi è l'arbitro di Napoli-Lazio, Raffaele? No, dimmelo. Il signor Daniele Orsato. Che felicità. Bellissimo. Che con felicità. Sarri che torna a Napoli, sembra proprio il quadretto definitivo per suggellare quel che sta. Bellissimo. Voglio vedere. Sarà proprio che succede, Sarri. Guarda. Mi piacerebbe molto incontrare Orsato fuori dallo stadio, perché due paroline gliele vorrei dire, vorrei fargli qualche domandina fatta bene, tipo Iene. Ecco. Vai. Fermiamoci, tanto non risponderebbe, fermiamoci, a tra pochissimo. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete.
E andiamo direttamente subito da Gigio e Marta che sono a San Prisco da Deco. Ci siete? Sì, 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 ti confermiamo Raffaele, Maxi Store Deco, San Prisco, Viale Europa, Complesso La Meridiana. Qui c'era già precedentemente un Deco, ma stavolta è diventato Maxi Store, quindi molte più offerte, molta più assistenza, molti più reparti e ti posso assicurare abbiamo appena mangiato un po' di cose abbiamo, buone. Aspetta, perché Gigio è sparito per lei. 5 minuti e è tornato con dei panini. Anche lei, ecco, la Marenna, quella tipica. Che si deve assolutamente mangiare a quest'ora, una degustazione con un prosciutto. Ma di che cosa però? Buono, che cosa avete degustato? Allora il panino aveva era un tiepido perché il pane viene sfornato veramente ogni ora e quindi il panino era questo caldo. Questo è sempre successo nella storia del mondo che il pane viene sfornato con la mortadella. Raffaele, non voglio farti venire fame perché mi rendo conto che l'ora è quella giusta, ma devo dirti che abbiamo goduto e quindi insomma qui ce n'è ancora uno, magari te lo portiamo in radio perché tra poco andiamo via, ma ricordiamo che nel pomeriggio arriveranno Timo Suarez con Rita Stella Liberale. Ecco, quindi ci collegheremo dalle 19, dalle 16 alle 19 proprio io e Marta dallo studio. Bene. Ci sarà insieme a noi anche Gifun, insomma sarà un pomeriggio abbastanza articolato perché seguiremo da una parte il Napoli, da una parte questa grande festa di inaugurazione. Ci sono stelle di Natale per tutti, ci sono state donate, ma insomma tutti i clienti stanno ricevendo tanti regali, tra cui per esempio prodotti a marchio Deco su un tot importo di scontrino, di spesa, delle buste molto utili per la spesa firmate Deco, riutilizzabili, insomma vi aspettiamo qui, San Prisco naturalmente, Maxi Store Deco. Marta, ma tu non grazie hai Raffaele, freddo, no? Non hai freddo? Io freddo no, assolutamente, è lui che diciamo che, no, è un po' troppo come freddo. Vestita, che mi sembra che devi andare al mare, quindi tu non è vero, non Gigio, tu vabbè, ciao ragazzi, buona giornata. Ci sentiamo più tardi, ciao. Torniamo ai nostri amici, cominciamo ad ascoltare qualche messaggio. Andrea, ecco nel primo. Buongiorno Raffaele Aurema, buongiorno ciao. Andrea Falco, sono Salvatore da Secondigliano. Ho sentito poc'anzi il vostro messaggio che arbitrava Danilo Stato alla partita Napoli-Lazio, con Sarri che viene a Napoli. Possiamo convocare anche Pjanic? Vabbè, perdonatemi la battuta, ma ci voleva lo squaramento di questo amico. Una considerazione, Raffaele, ma secondo te Osimhen può recuperare in tempi più brevi? E vi ascolto per radio. Se recupera in tempi più brevi lo perdiamo che va in Coppa d'Africa, non se ne esce, quindi per questa ragione vediamo che cosa si può concertare a livello diplomatico. Orsato con Spalletti e Sarri nello stesso stadio, che cosa può succedere? Niente, ormai quello che è stato, sono trascorsi diversi anni. Vai ancora con qualche messaggio. Avanti Napoli e forza Osimhen, la squadra ti regalerà dei punti e ti farà trovare sempre Napoli in avanti. Ciao e forza Napoli. Saluto anche a te e andiamo ancora perché di messaggi ne abbiamo veramente una marea. Vai. Ciao Raffaele, ciao Andrea. È possibile che viviamo sempre della maledizione Higuain noi? Da quando è andato via, chi gioca prima punta si fa male? Prima si rompe Gabbiadini, poi Milik, poi Mertens alla spalla, l'anno scorso Osimhen, vari guai, ora di nuovo Osimhen che si fa male. Quando se ne andrà questa maledizione? Non ci avevo pensato, Andrea. Sembra veramente una maledizione, chissà perché. È vero, però insomma, chi è sfuggito alla maledizione è stato Mertens quando è stato il terminale offensivo del Napoli, e a lui ci affidiamo da qui in avanti. Non c'è altro da dire, abbiamo solo confidare in Driss e Petagna e stop. Purtroppo. Esatto. Messaggi. Ciao Raffaele, ciao Andrea. Senti Raffaele, cosa ne pensi? Con l'assenza di Insigne e l'assenza di Osimhen, fare un bel 4-4-2, fa centrocampo Zilisco a sinistra, Fabian Ruiz, Lobocca, Elmas con Mertens, Petagna davanti. Cosa ne pensi tu? I centrocampisti questi sono oggi, fortunatamente è una notizia di questa mattina,
il tampone di Demme è risultato negativo, quindi diciamo che adesso può riaggregarsi alla squadra e per domenica con la Lazio è convocabile. Ma quelli sono, non è che puoi fare diversamente. Ora metti 4-4-2. No, comunque una buona idea. Sì, una buona idea. Però avendo solo Mertens e Petagna io non li farei giocare insieme tutti e due. Insieme no. Diciamo che quei centrocampisti li utilizzi praticamente tutti e poi davanti ci metti Lozano con Petagna e poi si vedrà anche con quale modulo. Vai col messaggio. Buongiorno Raffo, buongiorno Andrea. Ciao. Da Secondigliano, sempre complimenti per la trasmissione. Grazie. Raffè, domenica o le sta a Paprika o state fuori stadio? Piano, c'era il binocolo e ci dicesse caro Orsato, guarda l'HD dell'Azione, perché l'ultima volta che decise di mettere vicino all'Azione ci ha fatto perdere uno scudetto. Proviamo così, che noi già siamo buona carica con tutto quello che ci è successo. Un abbraccio raga, buona giornata. A me piace molto l'ironia di napoletani come Daniele, però Orsato non ci può prendere in giro quando dice stando troppo vicino non ci si rende conto dell'azione. Ecco, Orsato, noi già abbiamo accettato, o meglio, già abbiamo dovuto subire quello che tu hai fatto. Lo scherno no, questo non lo accettiamo assolutamente, che tu debba prendere in giro tutta una popolazione dicendo che stando vicino non si vede che cosa accade. Io questa roba qua vale anche per tutti i moviolisti che hanno diciamo difeso questa posizione provando anche a spiegare noi somari che fosse un concetto semplice e che eravamo troppo stupidi a non capire. Stai troppo vicino, quindi non ti rendi conto che il fallo dell'entità del contatto di Pjanic, che sono tre falli in uno, non ti rendi conto che è un fallo da ammonizione. Quindi che fallo è? Che fallo avrebbe fatto Pjanic per non essere ammonito guardandolo da così vicino? È troppo ridicola questa storia, vai. Messaggio. Ciao ragazzi, sono DJ Denti. Mamma mia, mi stiamo facendo una trasmissione su quella telefonata di quel imbecille. Cioè, ma fanno un TSO. Vendiamo Osimhen perché è irruento. Dacci il numero, Raffaele, dalla diretta. Diciamo oh. Fanno un TSO. Io mi preoccuperei della designazione di Orsato. E infatti Napoli, lo stiamo facendo. Orsato non dovrebbe proprio arbitrarlo più dopo lo scudetto scippato. Un saluto a Angeletto. Ciao Angelo. Ciao, non so chi sia Angelo, però lo salutiamo anche noi. Vai con altri due messaggi e poi scappiamo via, vai. Buon pomeriggio e buon complimenti. Grazie. Sono Antonio Barone da Somma. Una cosa però, ci siamo mai chiesti se Osimhen vuole giocare o meno la sua Coppa d'Africa. Io credo che il ragazzo abbia una voglia matta di difendere i suoi colori. Poi siamo tutti un po' egoisti quando si parla di Napoli. Forza Napoli sempre. Infatti il problema vero è quello, secondo me. Sì. Il problema vero è quello quando a gennaio si potrebbe arrivare a uno scontro su questa cosa. Insomma. Vediamo. È presto per dirlo, vai con i messaggi. Buongiorno, sono Giovanni. Ciao. Buongiorno a tutti. Sentite, non mi è chiara una cosa in merito alle convocazioni. Ma se la Nigeria al momento della convocazione si appura che Osimhen non è convocabile perché è indisponibile, in effetti se la settimana dopo diventa disponibile, scusa, può comunque con il Napoli? No. Mica le convocazioni delle nazionali africane sono aperte eternamente. Se ci sta una data che poi dopo quella data non si possono convocare più. Sì, il 6 febbraio, quella settimana c'è la finale. Lui non è disponibile perché veramente risulta non va. Allora, l'avvocato Lubrano è stato chiaro in questo. Se lui viene convocato dalla Nigeria e il Napoli risponde alla convocazione dicendo il nostro calciatore è infortunato, e lo staff sanitario della Nigeria viene a verificare le condizioni di Osimhen, ma lui resta un calciatore convocato, quindi non lo puoi utilizzare tu nel periodo in cui si gioca la Coppa d'Africa. Diversamente invece, se la diplomazia tra il Napoli e la Nigeria arrivasse a dire c'è questo calciatore che non è utilizzabile, non lo convocate proprio, allora sì, a quel punto appena Osimhen sta meglio o può mettere piede in campo lo puoi utilizzare, ma se gli arriva la convocazione... Però subentra poi lì anche
il parere del giocatore, che secondo me dice: se ho una possibilità tra due settimane, a metà gennaio, di stare bene e quindi di rientrare per la semifinale, cara Nigeria, convocami perché io vi raggiungo. E quindi quello sarebbe un altro poi discorso da risolvere. Ultimo messaggio. Buongiorno ad entrambi. Io sono curioso di vedere la partita Juve Atalanta per vedere ai Roldi come si comporterà. Per i cartellini, per le punizioni, volevo vedere se si comporterà come Napoli, come Napoli-Verona. E poi una mia idea, se, come vedete Koulibaly eccezionalmente a Muscia come mediano avanti alla difesa? Ovviamente solo per questa emergenza. No, ma non serve. Arrivederci, saluto a tutti. Hai bisogno di far riposare pure Rachmani, quindi deve giocare per forza Koulibaly. Ce ne andiamo adesso, Andrea, perché è pronto Gianluca Gifuni. Ce ne andiamo, ci guardiamo questa partita alle 16.30 e domani ne parliamo insieme a partire da mezzogiorno, poi con il doppio appuntamento. Grazie a tutti voi per averci seguito e grazie a Tony Molà la parte tecnica. Ciao Raffaele. Ciao Andrea, ovviamente adesso un'altra ora di Supercalcio in prospettiva Spartak Napoli. C'è Gianluca Gifuni che ascolterete anche questo pomeriggio nel pre, durante e post partita che si gioca alle 16.30 e poi noi torneremo domani alle 12. Ciao.